Allora, buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo collegati qui ancora dal Micro Megamondo. Vediamo un po' chi si comincia a collegare anche con noi. Intanto introduciamo così i nostri soliti discorsi che trasmettiamo sempre dal Museo Esapolis, dal Micro Megamondo. Anche questo pomeriggio avremo veramente un momento importante perché abbiamo con noi un ospite veramente speciale che è già stato qui con noi e che ci parla di un argomento che è diventato moderno, ancora più moderno perché sapete, mangiare insetti e utilizzare insetti in modo sostenibile è un argomento che sta crescendo da capo per un fatto di cambiamenti anche a livello legislativo europeo. E questa sera ne parleremo con la professoressa Lara Maestrello, e nel frattempo saluto Riccardo, che eccolo qua, è collegato da Padova. Ciao Riccardo. Allora, Ciao a tu ci tutti, sei? ciao Enzo. Benissimo, siamo partiti un po' tranquilli. Io stavo ancora impegnato qui a trafficare con il computer. Dicevo, con noi c'è ospite la professoressa Maestrello, che è reduce anche da da diverse conferenze e presentazioni, e la salutiamo, eccola qua. Ciao Lara. Ciao a tutti, ciao Enzo, ciao Riccardo. Allora, sapete, se non la conoscete già, Lara Maestrello è docente di entomologia all'Università di Modena Reggio, è esperta in tantissimi campi, ormai è sempre sull'onda, anche con le cimici asiatiche, ma con tantissimi altri argomenti, tra i quali anche l'utilizzo degli insetti, un vero utilizzo anche un po' fuori da quelle che sono le mode, diciamo Lara, no? Certo. Perché, sai, le cose quando sono le novità, un po' l'impressione, un po' gli effetti che fa notizia, no? Ma finita la notizia, cosa resta? Questo è importante. E poi le domande che ci possiamo fare già stasera, e tu magari cercai di risponderci così anche con la tua idea anche di economia che ci vuoi portare, circolare, che è molto bella, con anche degli esempi. Ci sono stati dei cambiamenti ultimamente importanti, questi ultimi giorni proprio anche. Sì, assolutamente. Proprio cos'è stato? Quasi un mesetto fa, mi sembra ormai sia passato, l'EFSA ha dato l'ok al primo dei prodotti a base di insetti per il consumo umano, intanto, che è a base di tenebrio, Molitor, che come sapete tutti il mealworm, e questo è stato il primo ok. Questo non significa che automaticamente tutti gli altri insetti possano essere mangiati, perché ogni volta chi vuole mettere in commercio qualcosa che è a base di insetti deve andare attraverso questa procedura che è piuttosto lunga, perché si tratta di novel food, e quindi una procedura lunga, però al termine della quale alla fine c'è questa autorizzazione e quindi la possibilità di commercializzare. Poi dall'ok effettivo al momento in cui il prodotto viene commercializzato passa altro tempo, ma intanto è una direzione che è stata intrapresa, per cui è sicuramente è già qualcosa. Poi c'è anche la recente notizia che sta passando anche come mangime, che non è da poco, per gran parte dei vertebrati terrestri che alleviamo, quindi avicoli e maiali. No, si tratta di una Certamente, cosa importante. certamente, certamente, certamente. Beh, non so se volete che già mostri qualcosa. Aspetta un attimo, perché abbiamo le ultime puntate, così stai con noi, e chiediamo a chi ci ascolta poi anche nella registrazione, che la vedranno, di indovinare una diapositiva che metto, diciamo, con un animale strano, roba da naturalisti un po' strani, diciamo, ecco. La mettiamo anche adesso. Questa è quella che abbiamo messo l'altra volta, eccola qua. Naturalmente è un animale che sembra orribile, ma quando vai a ingrandire le cose, no, del micromondo, saltano fuori queste cose qui. Allora, non so se qualcuno ha indovinato, adesso possiamo anche lanciarci, no, Riccardo? Anche Lara penso abbia capito di cosa si Io tratta. un'idea ce l'ho, poi vediamo se è così. È la Anch'io, tra l'altro, fotografia. se non sto sbagliando, è una cosa che avevamo visto qualche puntata fa proprio in una presentazione che avevo fatto io sulla selezione sessuale. Adesso possiamo scherzare, non si offenderà, è anche un amico. È la fotografia da piccolo di Stefano Vanin. Il targoletto. Adesso Stefano, se ci ascolta, glielo dirò, ovviamente, che Vuoi l'abbiamo dire che aiutato. è nato già senza capelli? No, non possiamo scherzare troppo. Peraltro deve avere un sosia in televisione quando parlano di Covid, dove c'è un altro professore che arriva che gli assomiglia, volevo chiedere se era un parente stretto perché era quasi uguale. Oltre avere già come sosia Luca Zingaretti, Montalbano. Ah, peraltro, è un uomo veramente. Allora, questo sicuramente non è. Stefano è molto più bello di questo, e lo salutiamo e simpatizziamo
simpaticissimo, bravissimo, anzi ci ha portato delle cose bellissime da vedere, e siccome lui si occupa anche di ditteri, questa infatti è la faccia di una larva. Esatto. Di un dittero, vediamo se riusciamo anche, ecco qua vedete una pubblicazione dove fa vedere anche Califoride, infatti. Califoride, esatto, e poi si vedono le varie, c'è anche una pulce qui sopra, c'è un po' di tutto, di come diventano anche ingranditi, guardate però anche le larve che sembrano così mollicce, che facce, uno non se l'aspetta, no? Che abbiano veramente questo tipo di, questo è quasi da alieno, diciamo, che abbiamo messo. Quindi è svelato il segreto e ecco qui un po', diciamo, sempre da Wikipedia, in modo che possiamo mettere anche le immagini citando le fonti, un po' di larve che se le guardate in quella puntina in fondo e quando ritrae un po' il muso hanno i loro dentini, hanno le loro strutture. Uncini boccali, per esatto. Essere precisi. Io volevo tradurlo un po' in linguaggio più da Dracula, diciamo. Però Dracula, tra gli uncini boccali potremmo andargli bene come termine, no? Perché non renderli canini. Poi si allungano, ho visto anche nel caso dei film, vedo che riescono. Allora, come un po' che questi animali. Naturalmente facciamo anche già subito la domanda per la prossima. Questo è quello sconosciuto. Invitiamo tutti quelli che ci guardano. Ecco, qualcuno aveva scritto insetto stecco. Insetto stecco, vedete Eugenio, ma abbiamo visto che è la mosca. Questo qui invece è la nuova sfida e la lasciamo così fino alla fine della puntata e fino alla prossima puntata. Salutiamo anche Enrico Stella, sempre, vogliamo essere molto vicini anche per tutte le cose che sta pubblicando bellissime su Facebook e tutti gli altri amici che sono in questo momento già collegati. Allora, adesso chiudiamo questa pagina orribile di cose strane, però è bello anche andare a fondo, no, dei personaggi. Guardate, questo veramente, questa artropode è veramente incredibile. Allora, e siamo con te, Lara, che ci porterà in questo viaggio che con molti piedi per terra ci mostrerà cosa sta succedendo, anche quali sono le prospettive anche di questo mondo, no, che ci porta dentro una cosa, un sistema più sostenibile con l'uso degli insetti. Esatto, scusatemi se continuo a farmi da parte, ma c'ho questo sole che arriva. No, stai benissimo. No, se ti dà fastidio, ovviamente, ma noi amiamo il sole, amiamo anzi questo periodo. No, più che altro, vabbè, adesso è solo questione mia, appunto, che devo barcamenarmi. No, tra l'altro, torna a fagiolo, no? La bestiolina che hai mostrato prima, la larva di dittero, certo. Perché è uno appunto dei tipi di insetti che ci tornano utili a questo scopo. Quindi, se non ricordo male, io devo fare condividi lo schermo. Allora vado a vedere col tuo, se è già condiviso, non lo so. Sì, perfetto. Lo sto condividendo adesso. Hai condiviso il desktop, eccolo qua, perfetto, adesso lo vediamo. Vediamo. Perfetto. Con le diapositive di lato. Sì, se le metti tutto schermo dovrebbe funzionare. Sì, adesso lo metto tutto schermo, ditemi se funziona. Là, perfetto. Vediamo te anche la presentazione. Molto bene. Allora, economia circolare, così adesso anche per riprendere un tema. Sì, certo. Ci arriviamo un attimo, però volevo fare una breve introduzione proprio per fare capire alla gente quanto è importante ripensare il modo in cui viviamo. E quindi colgo l'occasione di mostrare questi dati che sono appunto messi in questa pubblicazione, che è tra l'altro disponibile per tutti, che è un appello che io ho orgogliosamente firmato. Io ero in questi 11.000 scienziati da tutto il mondo che hanno firmato questo appello sull'emergenza climatica che stiamo vivendo. E appunto un appello fatto appunto ai decisori, quindi ai decision makers, i politici e quant'altro, facendo vedere appunto i trend. Quindi sappiamo tutti che abbiamo una crescita della popolazione, anche se il coronavirus ci sta dando una mano, tra virgolette, sempre capite. Ci ha provato. Ci sta provando a ridurre appunto la popolazione. Una popolazione in crescita, una riduzione incredibile della copertura delle foreste, che è preoccupante, guardate anche quanto sta diminuendo la foresta amazzonica, un incremento dei consumi energetici, ma soprattutto quello che ci interessa è l'agricoltura e quello che è connesso con l'agricoltura, e in particolare il consumo di carne incredibile che sta aumentando, e quindi di pari passo aumenta appunto la presenza di questi ruminanti in particolare, con il risultato, questo è il cambiamento nelle attività umane negli ultimi 40 anni, quindi non è un trend degli ultimi 2 anni, sono 40 anni,
e ovviamente aumenta l'anidride carbonica, aumenta il metano, che sono, sapete tutti, gas serra. Questo aumento del consumo di carne e di pesce è veramente mostruoso, guardate qua, e tra l'altro le stime della FAO ci dicono che incrementerà ulteriormente. Quindi se incrementa il consumo di carne, servono i mangimi per allevare appunto gli animali che poi la gente si mangia, e i prezzi dei mangimi stanno aumentando e non riusciamo a starci dietro. Quindi inizia a essere un po' problematica la cosa. Però d'altra parte c'è questa contraddizione incredibile, per cui ogni anno a livello mondiale da un terzo a un quarto del cibo che viene prodotto per mangiarcelo va a finire letteralmente nella spazzatura, cioè lo sprechiamo, lo buttiamo via, sprecando quindi chi più chi meno. Guardate qua chi sono i più spreconi, di solito ecco sono i nordamericani e australiani e neozelandesi, ma insomma noi siamo qui, sprecando quindi risorse anche per produrlo questo cibo, risorse, energia e quant'altro, e quindi incrementando ulteriormente le emissioni di gas serra e quindi il problema del riscaldamento globale. Giusto per darvi un'idea di quanto buttiamo via, noi europei circa 173 kg a testa ogni anno, e noi italiani siamo 179, quindi siamo decisamente nella media. Dove, in che senso questo cibo va buttato via? Ai vari livelli della produzione delle filiere alimentari, dal momento in cui viene prodotto al momento in cui viene processato, lavorato, distribuito, fino ovviamente ad arrivare a casa nostra. In Unione Europea, guardate, qui è una cosa che deve fare ognuno di noi, cioè il 53% di tutta questa roba buona, perché è quello la cosa brutta, è che proprio si tratta di roba buona, ancora commestibile, viene buttata via nelle nostre case. Quindi qui siamo noi che dobbiamo fare appunto pensarci e modificare le nostre abitudini. Però vedete, c'è tutta questa parte qua nell'ambito appunto della lavorazione, trasformazione del cibo, ristoranti e quant'altro, questa parte qui potremo lavorarci e quindi avere delle alternative che in qualche modo valorizzino questi scarti che sono tra virgolette ancora buoni. Quindi, Sara, il motivo è anche che quando si va a intercettare la parte finale, come l'umido, non si sa mai bene cosa c'è finito dentro, no? Abbiamo una qualità, magari in certe regioni o province, non so, il Trentino Alto Adige, o eccetera, lì so che hanno una qualità di umido abbastanza elevata, hanno molta disciplina, però dalle altre parti, non so, quindi è molto difficile rimetterlo dentro in un circolo virtuoso, diciamo, della riformazione di... Mentre invece intercettando quello industriale delle aziende che hanno una filiera controllata, questo è un motivo anche molto importante, perché questo sappiamo esattamente la provenienza e di come è fatto. È diciamo controllato anche nello scarto. Certamente, certamente. Quindi capite bene che focalizzandoci proprio sul settore agroalimentare abbiamo diverse sfide da affrontare che sono da un lato appunto nutrire la nostra popolazione che cresce inevitabilmente con tutto quello che concerne, perché voglio dire è importante fare agricoltura ma farla in modo sostenibile e quindi riducendo il consumo di suolo, di acqua, di energia, fertilizzare anche il suolo in modo efficiente, ridurre il consumo di acqua, ridurre appunto le emissioni di CO2. E appunto abbiamo visto anche un problema serio, è quello di gestire e ridurre il più possibile questa massa di scarti organici in un modo il più possibile sostenibile. Quindi la soluzione che vi propongo io da brava entomologa è quella di guardare alla natura e quindi di allevare gli insetti, perché il pubblico qui sicuramente sa che gli insetti occupano tutte le nicchie ecologiche e come sapete tutti in natura non esistono rifiuti, e se ci focalizziamo sugli insetti c'è una bella fetta che è in grado di nutrirsi di cose che sono o scarti di qualcun altro o cadaveri di qualcun altro, oppure semplicemente in questo caso sapete tutti le termiti mangiano la cellulosa. Quindi c'è qualche insetto che in qualche modo può aiutarci in questo compito di utilizzare quello che poi viene scartato. Questo in natura, se poi veniamo ai nostri ecosistemi gestiti dall'uomo, qui vediamo appunto dove c'è anche appunto la parte in cui viene gestito, no, la produzione, viene lavorato, trasformato il cibo e così via. Quindi abbiamo tutti questi diversi tipi di rifiuti, scarti e quant'altro. Sappiamo anche che ci sono tanti insetti che potrebbero in qualche modo aiutarci, ma ovviamente non tutti possono avere delle caratteristiche ottimali, nel senso sia per aiutarci a ridurre gli scarti, ma anche per poi essere utilizzati per fare economia circolare. Adesso vediamo meglio in che modo.
siamo in diretta, per cui mando intanto dello zio. Allora, intanto Enrico Stella dice: caro Enzo, 31 anni fa, quest'ora eravamo alla Rai con Mino D'Amato, che bella serata, è stata una serata mitica e la ricordo con grande affetto, intanto perché c'era Enrico, poi con Mino D'Amato siamo stati ospiti e abbiamo creato una serata, siamo andati a cena con lui dopo, se ricordo bene, è stata con La ricerca dell'Arca, si chiama, mi pare, una trasmissione così. E poi c'è Gianluca Doremi, eccolo qua, appena uscita la legge europea sul clima sancisce di oggi, dice, l'impegno dell'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l'obiettivo intermedio è ridurre le emissioni nette di gas serra almeno il 55% entro il 2030, ma la vedo dura. La vedo dura anch'io, però ci proviamo, e uno dei modi è proprio questo, allevare insetti. Adesso vi spero di convincervi del motivo per cui conviene allevare gli insetti. Noi siamo già convinti, Lara. Voi sì. Ma facciamo questo proprio apposta per lanciare questo messaggio e faremo ancora tantissimo, no, Riccardo? Allora, non tutti gli insetti si prestano, ovviamente. Da un lato devono essere, dal punto di vista biologico, idonei, e quindi si devono riprodurre tanto, morire poco per malattia, ad esempio, dobbiamo conoscerli molto bene. Meglio se non hanno appunto delle diapause, perché insomma questo potrebbe essere un problemino. Devono possibilmente, allora, avere un ottimo valore nutritivo, dal punto di vista proprio della qualità, proteine, grassi, vitamine, sali, minerali. Meglio, anzi, non devono proprio avere sostanze tossiche o contaminanti, e giustamente dovrebbero essere in qualche modo appetibili, perché poi lo scopo finale potrebbe essere appunto quello di usarli per scopi alimentari e o mangimistici. Ma poi si devono anche prestare ad essere allevati in modo industriale il più possibile, perché per riuscire a fare le cose, perché tanti ne possano appunto approfittare, è meglio che siano facilmente allevabili in ambito industriale. Quindi allevabile appunto con gli scarti, perché è quello che da un lato conviene a noi, e anche in poco spazio, usando poca acqua e poca energia. E i candidati ottimali sono quindi sostanzialmente degli ortotteri, grilli vari, sono i mealworms, appunto, i tenebrio molitor, ma anche i parenti stretti, che sono queste altre specie qui. E poi c'è qualcuno che chiunque, credo, di noi, quando pensa a scarti organici, pensa subito appunto alle nostre simpatiche amiche mosche, no? Che sono le prime che accorrono quando c'è odore. Odore di scarto organico, diciamolo così. E Lara, vedete che anche dopo continueremo proprio parlando di mosche, dopo che avrà fatto il intervento con Riccardo, nella parte più dedicata all'agricoltura, e in questa in verità dovrebbe starci benissimo, anche parleremo della mosca dell'olivo, peraltro continueremo a mosca. Oggi si parla molto di ditteri, quindi. Allora, tra le varie mosche, appunto, ce ne sono alcune che sono dei pest, come quella di cui parlerete dopo, ma ce ne sono alcune, oppure come la mosca domestica che tutti conoscete, perché ci viene appunto a disturbare mentre stiamo mangiando, e che tra l'altro è un problema perché è un veicolo potenziale di patogeni, perché sapete tutti dove vanno le mosche, no? Perché da adulte loro devono mangiare, quindi vanno un po' qui, un po' là, e trasmettono quindi questi patogeni. E invece c'è questa qui, che è la mia amica, e l'amica anche di tanti altri, che è la mosca soldato, si chiama Hermestia lucens, è uno straziomide, è molto bella, una mosca molto elegante. E quello che interessa a noi non sono tanto gli adulti, che campano molto poco, ma sono invece le larve, che adesso vedremo che qualità hanno queste larve. Qui ci sono appunto i vari stadi, si parte da una massa di uova che sono microscopiche e si arriva a delle bestioline, le larve mature, che arrivano a essere 1,5 cm, 2 cm, e pesano anche abbastanza. Perché è così importante questo discorso dell'economia circolare con le mosche? Io in questo diagramma ho cercato di farvi capire da dove si parte e dove si arriva. Si parte da qualcosa che è quindi uno scarsissimo, se non nullo, valore economico, ma anche nutritivo ed energetico, ed è estremamente eterogeneo, come questi scarti. Pensiamo alla raccolta dell'organico, all'umido, pensiamo appunto alle buccette di pomodoro, insomma queste robe qui. Scarti delle filiere agroalimentari, molto eterogeneo, inseminiamo tra virgolette con le nostre larve di mosca soldato, che sono rapidissime a crescere, e nel giro di, guardate, 2 settimane, 3, quando proprio il substrato iniziale è poco nutriente, ma di solito anche in 10 giorni, quindi sono molto rapide,
e crescendo loro modificano, alterano il substrato, loro diventano belle grandi, riducono il substrato iniziale di almeno il 60%, poi dipende appunto da cosa si parte, ma riducono anche la carica batterica e i cattivi odori, perché loro stesse, trovandosi in questi ambienti, secernono dei peptidi antimicrobici, quindi una risorsa anche dal punto di vista medico, volendo, perché sappiamo tutti il problema che abbiamo con gli antibiotici, no? Quindi riducono la massa. Questo è molto importante, se animali con una grande capacità riproduttiva, se so che anche altre specie di mosche, qualcuno aveva fatto un po' di conti, se potessero riprodursi, trovare il substrato ottimale, se tutte le loro uova andassero a buon fine, da una coppia di mosche entro 6 mesi avremo la terra coperta per metri. Verissimo. Beh, pensate che una singola massa di mosche soldato sono circa 400 uova, capite bene che se tutte crescono, no? È esattamente vero quello che dici. Allora, notate quindi che in breve tempo passiamo da un substrato di questo tipo qua a qualcosa di molto omogeneo, che sono da una parte le nostre larve mature, e sono animaletti, quindi contengono proteine, grassi, chitina, e queste cose qui le possiamo usare per vari scopi industriali, roba buonissima, ad altissimo valore aggiunto, ma non si butta via niente. Ecco qui il concetto di economia circolare, perché quello che rimane, che non è altro che gli escrementi sostanzialmente delle nostre larve, alla fine può essere usato, e noi l'abbiamo dimostrato nelle nostre ricerche, proprio come ammendante per le piante, ad esempio anche quelle di uso agrario. Noi l'abbiamo visto sul pomodoro, sul basilico e quant'altro. Se tu dai il 10% di questo, chiamiamolo il fras, no? Nella terriccia, nella torba in cui coltivi il basilico, il pomodoro, l'insalata, ha gli stessi effetti in termini proprio fertilizzanti di dare il concime chimico NPK, quindi notevole, eh? Non di più, perché troppo, poi alla fine troppi nutrienti non vanno bene per le piante, ma è veramente interessante anche questo aspetto, quindi non si butta via niente. Abbiamo ridotto gli scarti, no, che avevamo all'inizio, e abbiamo qualcosa di molto utile. Tra l'altro, giusto per darvi un'idea, parlando di mosche soldato, così insomma quantifichiamo un attimo, da una tonnellata di scarti agroalimentari, con le nostre mosche soldato riusciamo ad ottenerne 125 kg di larve fresche, da cui essiccate 40 kg, e questo si traduce in 13 kg di proteine, 15 kg di grassi, e un pochino anche di carboidrati. Quindi voglio dire, butta via, no? Partendo da degli scarti, e ovviamente gli scopi in cui li possiamo usare sono veramente tantissimi. Peraltro i lipidi, peraltro la tonnellata che hai detto tu sembra che sia fatta di chissà cosa, ma è gran parte acqua, per cui se togliamo l'acqua, vediamo, poi loro concentrano tantissimo. È vero che anche la larva contiene molta acqua, però effettivamente hai fatto il peso secco, è il risultato notevole. Esatto. Esatto. Una porzione 50% esatto. Del materiale. Tra l'altro, quando si dice anche si possono usare per scopi tecnici, pensate che i lipidi delle mosche soldato sono perfetti, ad esempio, per fare biodiesel. Questa è un'altra piccola cosa che in vista, no, di un futuro. Allora, però adesso parlando proprio di sostenibilità e convenienza, c'è una cosa che è molto importante. Dicevamo prima dell'incremento nei consumi di carne, e degli animali appunto che usiamo per gli allevamenti tradizionali, quindi sostanzialmente i bovini, i suini e il pollame. Bene, per convincerli della sostenibilità c'è questa cosa molto importante: gli insetti hanno un'efficienza di conversione che è molto più elevata rispetto appunto agli animali che alleviamo per trarne appunto cibo. Cosa vuol dire efficienza di conversione? Quanto gli dai da mangiare e quanto viene convertito in qualcosa che puoi usare tu da mangiare, quindi proteine, grassi, qualcosa di commestibile. Guardate, il grillo come rappresentante degli insetti è del 2 volte efficiente rispetto al pollame, 5 volte dei maiali e 12 volte più efficiente rispetto ai bovini, e in più dell'insetto si butta via solo un 20%, perché il resto è tutta roba buona che si può mangiare, mentre come sapete, grazie al fatto che ci sono le ossa, le cartilagini, i peli, le pelli e quant'altro, degli altri animali si butta via parecchio. E quindi anche quello che si butta via, diciamo, è fibra alla fine considerata, perché è chitina che può essere... Bravo, che può essere usata per altri scopi. Ma fa anche bene nella digestione, probabilmente... Sì.
comporta come le fibre, no? Sì, sì, sì. Tra l'altro la chitina, a parte che tanti scopi industriali diversi, insomma, ma in ambito biomedicale, piuttosto che per fare delle spugne, del packaging, il packaging appunto sostenibile. Guardate, le applicazioni sono davvero tante. E abbiamo già visto che gli insetti li possiamo appunto allevare su degli scarti, quindi qualcosa che già noi buttiamo via. E per allevare insetti serve pochissima acqua, molto spesso non è neanche necessario dargli la posta dell'acqua. Ad esempio le mosche soldato si nutrono su substrati organici umidi in generale, tutto quello che pensate appunto umido, loro va tutto bene, sono molto di bocca buona. Per i tenebri e per i grilli magari bisogna un pochino selezionare le cose, non va bene proprio tutto, ma in ogni caso basta pochissima acqua, mentre come sapete tutti per allevare appunto polli, suini o bovini di acqua ne serve tantissima. Per arrivare ai 43.000, per avere un chilo di carne bovina servono fino a 43.000 litri d'acqua, quindi robe veramente impressionanti. Dicevamo di gas serra. Ebbene, allevare insetti sostanzialmente comporta la produzione di pochissimi gas serra, se confrontiamo per quanto riguarda la produzione di anidride carbonica, vedete qua, cioè neanche a confrontare. In più gli insetti, c'è l'emissione di ammoniaca estremamente bassa rispetto ad esempio all'allevamento dei maiali, quindi anche questa è una cosa importante. E guardate, ci sono tantissimi studi che fanno proprio vedere come allevando la mosca soldato, ad esempio, proprio è conveniente dal punto di vista ambientale, sono proprio perfette. Riducono, vedete qua, le mosche soldato, l'emissione di gas serra di oltre il 90%. Quindi tanti studi scientifici. Abbiamo detto non soltanto gas serra, e appunto riduzione del consumo di acqua, ma anche ovviamente riduzione del consumo di suolo, perché sapete tutti che gli insetti si possono allevare su, ad esempio, dei vassoi che possiamo impilare, una sorta di condominio. Il problema, l'unico problema è che serve un po' di energia, perché per avere un allevamento, diciamo, in continuità bisogna metterle all'interno di celle climatiche che mantengano temperatura e umidità. E quindi lì sono i consumi, ma guardate, insomma, anche lì rispetto all'allevamento dei ruminanti, insomma, è veramente pochissima cosa. Sì, peraltro proprio seguivo anche dei dibattiti su questo, che oggi con sistemi solare termico, fotovoltaico, addirittura recupero del riflesso termico del sole di sera, di notte, si riesce a recuperare energia con locali coibentati e ventilati che in controcorrente serve per mantenere la temperatura e cambiare l'aria, si riesce a risparmiare moltissimo e quindi a mantenere anche gli standard termici per l'allevamento degli insetti. Esatto, e non solo, tra l'altro se ci pensate nei trend, diciamo, più consistenti adesso, c'è proprio quello di abbinare l'allevamento degli insetti ad esempio con gli impianti di biogas, perché loro hanno del calore in eccesso e quello è proprio in eccesso, quindi tu abbini chi appunto ti dà del calore in eccesso e lo usi per allevare gli insetti, e in più appunto quindi ti risolvi due problemi in uno sostanzialmente, quindi il solare, appunto l'abbinamento con gli impianti di biogas, quindi sì, ci sono tante soluzioni appunto che si possono adottare, anzi si fa già, ve lo dico perché si sta facendo anche in Italia. Tra l'altro allevare insetti pone meno problemi fatto di benessere animale, ma qui non voglio aprire un dibattito perché lo affronteremo un'altra volta con... Esatto. Esatto. Strumenti anche legislativi. Esatto. Sicuramente, guardate, per adesso vi posso dire una cosa sicura: ogni anno a noi all'università arriva dall'Ateneo, dall'ufficio legale, diciamo, si dice chi fa studi che riguardino animali deve fare le richieste di autorizzazione per usarli questi animali. E io continuo a chiedere, ma io che allevo insetti e li studio, eccetera, devo chiedere, no, fa, perché gli insetti non sono considerati animali per la legge da questo punto di vista. Sono fuori, diciamo, questa normativa. Esatto, sono fuori. E quindi io vado tranquilla per ora. E però tra l'altro mi fai venire, scusa se ti interrompo, ma mi fai venire in mente una cosa che mi aveva detto a suo tempo Mauro Ferri, sì? Che secondo me è interessantissimo a proposito di accoppiare, perché c'è qualcuno, ho visto, che accoppia l'allevamento di insetti con l'allevamento, per esempio, di trote e altri pesci. Assolutamente. Si usa molto spesso nell'allevamento dei pesci, una cosa che io non lo so, nella mia ignoranza, diciamo, agricola, però ritengo veramente uno spreco, cioè si utilizza la farina di pesce che è fatta pescando pesce azzurro in mare e trasformandolo in farina pesce azzurro che potremmo mangiare noi,
e che poi viene dato da mangiare a pesci carnivori, che quindi praticamente utilizzano solo una piccola parte di quel pesce che gli hai dato e te lo trasformano in carne. Invece con gli insetti si risolverebbe questo problema. Non c'è una regola per la sostenibilità del pianeta che va a incidere anche sull'utilizzo di cose che dovrebbero andare esclusivamente all'alimentazione umana e non essere utilizzate per fare altre cose. Vuol dire, è effettivamente tutti fanno quello che possono nel mercato, dobbiamo dare le regole in modo che queste cose vengano moderate. Esatto. Tra l'altro Riccardo mi ha anticipato. Ah, scusa. No, ma ci sta, ci sta. Volevo solo dire un'altra cosa, sempre riferita a questa cosa della convenienza, perché è meglio allevare insetti piuttosto che allevare bovini, ad esempio, oltre a tutto quello che vi ho già detto, perché ci sono molto meno rischi di zoonosi e tutti adesso stiamo comprendendo bene cosa questo significhi, no? Cioè, un conto è se tu allevi vertebrati, comunque siamo vertebrati e c'è più facile il salto di specie, no? Nelle malattie che possono attaccare altri vertebrati, infatti lo sappiamo tutti, il coronavirus sembra che sia passato dai pipistrelli, un ospite intermedio, che forse il pangolino, è arrivato quindi a noi. Se si allevano insetti, i virus che attaccano gli insetti, vuoi pure, ma c'è una enorme distanza tra noi e loro e quindi quello che attacca gli insetti molto difficilmente riuscirà appunto ad essere un problema anche per noi. Quindi questo non è mica male. No, certo, se poi guardiamo i mammiferi, poi i vertebrati, che sono quelli che hanno più problemi, abbiamo 40-50 milioni quelli che mangiamo di anni di distacco, diciamo, da un antenato comune. Se guardiamo gli insetti, abbiamo almeno mezzo miliardo di anni che ci separa. Esatto. E guardate, c'è questa slide qui che però ci fa vedere. Allora, quindi vi ho detto, è conveniente, è sostenibile, ma si può fare, perché poi quello è il problema. E lì, infatti, ci sono appunto i problemi, almeno in Europa, vi dico, delle normative. Quindi possiamo usare in teoria tutto, perché lo sapete tutti benissimo, cioè le mosche soldato sono proprio un esempio lampante, in teoria si possono mangiare qualunque tipo di substrato organico purché umido, e qualunque, dico veramente qualunque, che vuol dire dagli scarti di lavorazione appunto delle industrie agroalimentari, da quello che c'è nella frazione dell'organico che buttiamo via ogni giorno, ma anche, apro una piccola parentesi, i liquami e le feci anche umane. Guardate che la mosca soldato è stata usata e viene usata in alcuni paesi anche proprio per risolvere questi problemi. Non in Europa, perché in Europa c'è una legge che venne fatta a seguito della casi della mucca pazza, no? E secondo questa legge qui non è possibile dare come mangime ad animali allevati niente che contenga diciamo così scarti della lavorazione dei macelli o anche della produzione del pesce, che ci siano appunto feci o urina di animali e quello che viene categorizzato come rifiuto dal punto di vista strettamente normativo. Quindi appunto avete capito bene che una grande parte di substrati che in teoria potrebbe essere usata, in realtà sulla base di questa legge non può essere usata, proprio perché l'Unione Europea ce lo impedisce. E uno dice, vabbè, ma gli insetti non sono mica vacche o polli o quant'altro. Sì, ma dal momento in cui tu allevi un animale per ottenere appunto per vari scopi, dal momento in cui è allevato al tempo stesso è soggetto alla legge sulla mangimistica e quindi tu non puoi allevare la mosca su quello che la mosca in natura mangia e questo è già un impedimento non da poco. E infatti qua vi dice appunto dove si possono allevare gli insetti, sostanzialmente su scarti agroalimentari, vegetali, ma anche ad esempio sulle gli scarti delle lavorazioni casearie e delle uova. Questi qui si possono usare, tutto il resto no. Quindi già qui è un problema. Poi quando tu ottieni i tuoi insetti, li puoi usare per ogni scopo? No. Allora, sul discorso dell'ambito alimentare c'è questa richiesta da fare all'EFSA che ci impiega almeno 3-4 anni, più o meno, questi sono i tempi. Per quanto riguarda invece gli usi mangimistici... Vediamo che l'EFSA è l'Agenzia Europea per la Salute degli Alimenti. Esatto. Quindi è un organismo, diciamo, separato, che è indipendente, in teoria, che dovrebbe valutare i rischi
legati appunto all'introduzione di nuovi alimenti e anche tanti altri rischi sugli alimenti. Esattamente. E allora dove e come possiamo usare gli insetti a scopi invece mangimistici? Guardate, c'è questo regolamento, è entrato in vigore nel 2017. Ci sono solo alcuni insetti che si possono usare a scopi mangimistici, tra cui c'è appunto la nostra mosca soldato, i vari grilli e i vari tenebrioni, ma anche la mosca domestica. Quindi questi si possono allevare a scopi mangimistici, ma li possiamo usare? No, non sempre, non tutti. Guardate, vivi sì. Quindi se ad esempio allevate le larve di tenebrio, eccetera, quello che diceva Riccardo prima, perfetto, tu puoi fare la tua economia circolare abbinando l'allevamento di tenebrio, mosca soldato o anche grilli, e poi li usi, più facile quei grilli ad esempio, e vabbè, insomma in generale tu, questi qui li puoi usare da dare ad esempio quando sono vivi ai pesci piuttosto che alle galline, ai maiali o anche volendo per i pet, anche perché poi lo sappiamo tutti, no? È esperienza comune che i nostri animali domestici, se trovano un insetto, se lo mangino, no? Quindi vivi li puoi usare. Se li frazioni, puoi usare il grasso in tutti gli scopi, per qualunque di questi animali qua allevati, ma le proteine no. Le proteine, ora come ora, si possono usare soltanto per il pet food e soltanto per appunto i pesci. Non si possono usare ora come ora per appunto i mangimi delle galline o per i mangimi per i suini. Quindi adesso siamo a questo punto qua. L'altro giorno sentivo che pare che entro l'anno diano l'approvazione anche per questi qua. Io sono ancora qui che aspetto, perché sono anni che dicono sì. Si parla di rimuovere il feed ban riguardo appunto le proteine di origine animale come alimento, perché era nato con la mucca pazza, con le malattie comunque sì. Tipo le le encefalopatie trasmissibili con la legge 999 del 2001 si era bloccata. E ancora siamo là fondamentalmente. Esatto. Per cui, ecco, diciamo così che ci sono questi ostacoli, queste sfide alla fine. Vabbè, io adesso mi sono concentrata sulle mosche soldato, ma più o meno anche con gli altri insetti è così. Perché uno dice, bene, allora mi hai convinto, inizio ad allevare insetti, anche perché so che in questo pubblico qua, dove ci sono tanti amanti degli insetti, magari l'idea è anche già venuta. E ci sono, io lo so, perché mi scrivono ogni settimana tantissimi, perché io ho avuto diversi progetti di ricerca proprio sulla utilizzo delle mosche soldato per valorizzare vari tipi di substrati organici, e mi scrivono, io vorrei aprire un allevamento di questo, di quell'altro, che consiglia da darmi? Io dico sì, prima di tutto studiati bene la normativa, ma anche se te la studi non è sufficiente. Legali ancora complessi. Ci sono delle lacune, ci sono delle lacune, e non sempre appunto tutte le ASL sono pronte per dare le autorizzazioni. Guardate, già prima, la prima cosa, dove collocare l'impianto di allevamento insetti, a seconda di dove sei ti possono fare più o meno dei problemi, e lì iniziano. Poi vabbè, sfide scientifiche, ma lì ci pensiamo noi, quindi da quel punto di vista stiamo andando avanti nella ricerca per massimizzare la produzione di larve, massimizzare il fatto che gli adulti producano più uova possibili e che queste uova vengano deposte in modo tale che dal punto di vista industriale sia facile poi utilizzarle. Lara, ti interrompo solo un attimo per salutare Emanuele Bigi, che ha cominciato queste dirette con noi, che ora ci segue, ci dà una mano. Ciao Emanuele, ci siamo conosciuti quella volta che ero venuta a Gheo. Eccolo qua. E quindi speriamo di averlo presto, anche che abbia poi il tempo di tempo per tornare anche nelle nostre dirette, e magari approfondiremo questo argomento, Emanuele, perché qui sta venendo fuori veramente molto adesso con gli ultimi cambiamenti legislativi. Abbiamo ancora 5 minuti, Lara. Sì, così ma guarda, diciamo che ho quasi finito, no? Perché volevo soltanto avvisare che chi avesse l'idea appunto di allevare gli insetti deve aggiornarsi bene, soprattutto appunto avere un bravo consulente legale, perché i problemi sono soprattutto a livello normativo. Guardate, vabbè, vi ho già detto del tipo di substrati, alcuni sì, alcuni no, però una volta che uno lo sa dice vabbè, escludo tutto quello che non si può e mi concentro ad esempio su scarti agroalimentari, che tra l'altro almeno in regione Emilia Romagna è facile trovare, visto che insomma è un po' la terra dell'agroalimentare. E quindi ci sono sfide, diciamo così, scientifiche per ottimizzare l'allevamento delle larve, ma anche per fare sì, guardate che non è facile convincere le femmine di mosca soldato a deporre le loro uova dove vuoi tu, perché bisogna adottare degli stratagemmi anche lì.
E poi il problema appunto è, anche lì, vi dicevo prima, usare quello che resta, il FRAS, no, dall'allevamento per scopi agricoli, sì, però aspetta, anche lì la normativa non è ancora chiara, e anche lì bisogna, ecco, non è subito facile. E poi appunto questa cosa di come utilizzare il prodotto finale. La soluzione perfetta ora come ora, che incontra meno problemi, è proprio quella di avere un allevamento di insetti abbinato ad esempio ad un allevamento ittico oppure ad un allevamento di galline, cioè tu dai alle galline le larve, no, che produci e loro Anche sono anche molto contenti. una piccola azienda si può creare un sistema virtuoso e avere un prodotto altamente di qualità che poi può stimolare quel mercato vicino ad andarlo acquistare. Esatto. Esatto, proprio così. E vabbè, adesso senza andare nei dettagli, noi abbiamo avuto il primo fu questo progetto qui, Porfeser Emilia Romagna, Valori Bio, e già è partito come una sfida perché dovevamo allevare le mosche soldato sulla pollina, che è uno dei famosi substrati non autorizzati, per farne cose, lì l'idea geniale del progetto, per farne bioplastiche. Guardate, con questo vi voglio proprio far vedere come in realtà non è che ti limiti ai mangimi, no, e al cibo. Perché le proteine le puoi usare per fare delle bioplastiche, noi l'abbiamo dimostrato. Poi bisogna lavorarci un altro pochino, no, su questo. Il Vabbè. Politecnico di Milano mi pare che se ne sta occupando, no? No, Milano non lo so, però noi sicuramente abbiamo fatto il nostro e queste erano le nostre bioplastiche dalle proteine di mosca soldato. Avevano solo il piccolo problema che si biodegradavano troppo velocemente. Quindi l'idea Troppo nostra più. Sì, l'idea nostra era quella di farne dei teli di pacciamatura, no? Perché la cosa bella di un telo di pacciamatura fatto di bioplastiche da proteine di insetto è che biodegradando si rilascia azoto, mentre le bioplastiche attuali, che sono fatte di amido di mais, è tutt'altro, te lo tirano via l'azoto dal terreno e quindi non sono proprio, infatti non sono così biodegradabili. E così, e bisogna lavorarci un po' di più perché non riuscivano ad avere l'effetto appunto telo di pacciamatura perché si biodegradavano troppo velocemente. Questo è quello che vi dicevo, no? L'effetto fertilizzante del FRAS, che non è per niente male, abbiamo anche pubblicato appunto il nostro studio. Abbiamo anche dimostrato in un altro progetto, questo era un PSR Emilia Romagna, che partendo da scarti agroalimentari che hanno diversa stagionalità, pensate alle buccette di pomodoro che ne avete tantissime, ma soltanto in 3 mesi d'estate, o ad altri scarti che vengono soltanto in alcuni momenti nell'altro, e noi abbiamo ottimizzato delle diete in modo tale che in ogni momento dell'anno tu riesci sempre ad allevare la mosca soldato, con fortune alterne perché non tutto va proprio così bene. E questo è l'ultimo progetto in cui siamo a mezzo. E guardate, qui è carino perché partendo da sempre scarti agroalimentari, ma in questo caso ricchi di pigmenti, come ad esempio gli scarti, le buccette, i semini di pomodoro, che sono ricchi, come sapete, di licopene, otteniamo delle larve di mosca soldato. È un progetto sperimentale, quindi badate bene, non si può fare questa cosa qui a livello industriale, ora come ora. Quindi Non queste. fate, non rifatelo a casa vostra. Bravo. Esplode. No. Allora, cosa si fa con queste larve? Allevate in questo modo su questi substrati, otteniamo delle larve che sono naturalmente pigmentate perché i pigmenti rimangono nell'insetto e queste larve vengono frazionate e vengono usate per fare un mangime per le galline ovaiole in modo tale che le ovaiole abbiano già i pigmenti nella dieta che c'ha appunto fatta di larve, perché non so se lo sapete, ma le ovaiole per fare il tuorlo rosso, che piace a noi italiani, gli devono dare un'integrazione con questi pigmenti artificiali che costano e che Completamente tra l'altro non fanno tanto bene al fegato delle povere galline. di tempo, siamo andati un po' oltre, però ci sono delle domande perché interessa Sì, l'argomento io ho finito. e Io ho finito. chiedo a Lara dove posso trovare info su questo progetto delle bioplastiche del Mezzo Illuminis. Allora, quello, il Valori Bio, ve lo faccio vedere un attimo, è qua, www.valoribio, eccolo qua, .eu, vabbè adesso, sì, mi sembra che sia così, adesso non me lo ricordo, però sì, dovrebbe essere così. Rocco Salli che dice che è un argomento interessante. L'anno scorso nella mia compostiera c'erano tantissime larve di larve messe in luce. Confermo. Ma certamente. Che varco poi arrivano perché sono ormai adattate anche ai nostri ambienti in Europa, che sono originaria americana della specie.
Esatto, invece questo qui, che è l'ultimo progetto, però ancora i risultati non ci sono perché è in corso, è www.https.flashforvalue.it, no? Questo è, lo trovate già, allora, insomma, quindi... Allora, abbiamo un po' sforato sul tempo. Finito. Ma va bene così, tanto io insomma, sono contento se Lara ha avuto tutto il tempo, perché era un argomento molto interessante. Mi dispiace, tagliare Lara che è fantastica, riesce a coinvolgere e a portarci delle informazioni molto, molto interessanti, mi ripeto. Però Lara, ti abbiamo preparato anche una vignetta, perché abbiamo preso questa abitudine alla fine di mettere delle vignette al relatore, chiaramente, che vanno sull'argomento. Ecco, io la mando, eccola qua. Comunque, sappiate che già c'è, Ah, no. Queste stanno lì appiccicate in cucina, non sanno che se possono finire anche loro. Tra l'altro sono mosche sono drosofile, perché vanno sulla birra queste. Beh, dai, ormai penso che vadano, sono venete o sono drosofile. Venete doveva essere un calice di prosecco, dai. È un'altra preoccuparti che qua anche la birra. La birra va bene per tutto. Benissimo. Tra l'altro io avevo una domanda velocissima per Lara prima di iniziare la mia parte. Se io voglio mettere delle mosche soldato nella mia compostiera per affrettare, diciamo così, velocizzare un po' il processo, dal punto di vista normativo posso? Assolutamente sì. Arrivano da sole, guarda, non c'è problema. No, anche perché in quel caso lì non è allevamento industriale, tu semplicemente stai aiutando un processo naturale inserendo qualcosa, quindi sì. Dipende da quanti scarti c'è a casa sua, che lo sai che non è industriale. Ma lui che faccia la media per tutta l'Europa. Io no, mia mamma, vista la quantità di roba che cucina, è al limite dell'industriale, però... Allora, benissimo. Allora, grazie mille a Lara, grazie. Allora noi ci rivedremo, spero, presto, anche con altri argomenti straordinari che tu devi sempre tenere così, anche sempre sulla cresta dell'onda, aggiornatissimi e sempre di punta. Mi complimento moltissimo per le tue ricerche, per la tua capacità di essere anche simpatica e presente, e molti, molti docenti non li vedi, sono un po' grigi, diciamo, tu sei solare. Grazie, è un gran bel complimento, è il mio carattere, insomma, chi mi conosce sa che sono così. È concreta e anche porti avanti ricerche di altissimo livello, ci fa molto onore anche per essere anche noi, insomma, come entomologi ci fa molto onore veramente. Grazie Lara, allora a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, rifacciamo vedere l'animale misterioso da risolvere, diciamo, per la prossima puntata. Come ogni puntata abbiamo sempre questo essere che compare, che dobbiamo riconoscere. Abbiamo visto quello di prima, che era una specie di mosca, di larva di mosca ripresa in primo piano di faccia, e chissà cos'è questo essere misterioso adesso. Allora, parlare di esseri misteriosi, poi qui abbiamo Riccardo che ci porta indietro nel tempo, e neanche tanto lontano poi, in Italia, quando l'Italia era un po' diversa, forse per la parte del Pangea, no? Sì, non era proprio come la conosciamo oggi l'Italia, però diciamo che... Era, diciamo, di piattaforma continentale, un po' verso il Friuli, un po' in Sardegna, no? Dove vuoi portarci tu, no? E infatti, guarda, se mandi subito la presentazione, visto che siamo anche un po', diciamo, avanti coi tempi, io oggi vi parlerò di insetti e in generale artropodi giganti che ovviamente vivevano nel passato, quindi si parla di fossili. E il tutto parte da un articolo che ho visto di recente, che è stato pubblicato tra l'altro sul bollettino della Società Paleontologica Italiana, che è pubblicato a Modena proprio, che è un ritrovamento, il primo ritrovamento di questa specie di miriapode Artropleura armata in delle rocce della Sardegna del Carbonifero. E adesso andiamo a vedere cosa vuol dire. L'Artropleura armata è questo animale qua, è un miriapode, quindi è, diciamo, un millepiedi, molto alla larga, e in questo caso però, come vedete, si tratta di un bel millepiedone, perché arrivava come dimensioni fino a 2,5 metri. È una specie che... Sapere che c'è un animale del genere saremmo tutti di...
Infatti io mi immagino se ci fossero oggi degli animali così, probabilmente anziché fare il progetto, non so, sulla pericolosità, gli articoli sulla pericolosità dei lupi o sulla pericolosità dei bisonti, si farebbero degli articoli sulla pericolosità dei millepiedi, perché un millepiedi di 2,5 metri in effetti è notevole. Ecco, infatti qua lo vedete a confronto con un uomo e in effetti è bello grande. Ecco, però questa è la scoperta ed è in effetti interessante perché era stata ritrovata questa specie già in Francia e in altri luoghi, però in Sardegna non era ancora stata ritrovata. E qua voglio cercare un po' di farvi entrare in quello che è un po' il mondo della paleontologia, perché io vi faccio vedere qua sulla destra la ricostruzione, quindi come doveva essere in teoria, insomma, in base ai dati che abbiamo, la specie da viva, ma sulla sinistra vedete in realtà quello che i paleontologi hanno studiato, che è una piccolissima parte, in modo particolare è un frammento, quindi neanche intero, un frammento di un tergite sono praticamente i segmenti dorsali, diciamo così, di questo millepiedi gigante. Quindi da questo minuscolo frammento loro hanno cercato di capire il più possibile, diciamo così, come questa specie era e come doveva vivere. E qua diciamo, capiamo anche come può essere difficile questo mestiere. Però dicevamo che questi resti sono stati trovati in delle rocce del Carbonifero. Quindi volevo farvi capire un po' cosa significa il Carbonifero. Allora, il Carbonifero è un periodo, diciamo così, che è inserito all'interno del Paleozoico, che è un'era, e si trova più o meno qui. Quindi vediamo in questa spirale geologica, vediamo che è un po' prima, diciamo così, della comparsa dei dinosauri. I dinosauri compaiono nel Triassico, Triassico superiore, e qua invece siamo appunto nel Carbonifero. Per farvelo vedere in un altro modo, il Carbonifero è qui, il giallo, diciamo, molto chiaro, più o meno siamo noi, anzi siamo anche più recenti, e qua ci sono appunto i Carbonifero, quindi siamo tra i 300 e i 360 milioni di anni fa, più o meno. Qualche centinaio di migliaia di anni più, centinaia di migliaia di anni. Sono tanti anfibi che venivano fuori, e cominciavo alla fine Carbonifero, forse adesso a memoria, i primi rettili, ecco, se vogliamo evolversi, sì, verso il Permiano, che poi diventeranno, formeranno le famiglie più importanti, alcune estinte, ma che ancora oggi sopravvivono. Esatto, esatto. Infatti poi vedremo in una ricostruzione che ci sarà anche appunto qualcosa di simile. Ecco, però la domanda che io mi sono posto anni fa, quando ho visto questi primi insetti giganti, è: ma perché questi artropodi, questi insetti erano giganti? Cioè perché erano così grossi e oggi invece non sono così? E per rispondere a questa domanda bisogna purtroppo in realtà non è vero, per fortuna direi, andare a scoprire qualcosa di più della fisiologia e dell'anatomia degli insetti. Allora, gli insetti come respirano? Non respirano come noi con dei polmoni, ma respirano attraverso il sistema tracheale, che lo vedete sulla destra in questa immagine, è praticamente un sistema di tubicini. Qua si apre, diciamo, sulla parete, vedete il puntatore, Enzo? Sì, si vede, sì. Perfetto, qua sulla parete, diciamo così, sul corpo, sulla chitina, si apre uno spiracolo, quindi un piccolo buco, e da questo buco poi si origina una trachea, che è praticamente un tubo di chitina sostenuto da alcuni anelli, diciamo, ispessiti. Qua all'interno passa l'aria, dopodiché l'aria passa di nuovo in queste trachee più piccole e poi di nuovo in delle altre trachee più piccole che si chiamano tracheole. Qui nelle tracheole cosa succede? L'aria viene a contatto con del liquido, entra in soluzione nel liquido, quindi diventa disciolta nel liquido e poi passa alle cellule. Queste tracheole arrivano, pensate, praticamente a toccare ogni cellula del corpo degli insetti. Sono veramente capillari, nel vero senso della parola, perché arrivano al massimo generalmente a distanza di 2 o 3 cellule diciamo, dalla cellula di destinazione. Per cui, per esempio, arrivano e tra la tracheola e la cellula di destinazione generalmente ci sono al massimo altre 2 cellule. Quindi questo per rendere efficienti gli scambi gassosi. E qua c'è un esperimento che possiamo fare anche in casa. Io l'ho fatto, ma non trovavo la foto. Possiamo prendere una larva di zanzara o anche una larva di un altro insetto, soprattutto insetti acquatici, però,
e se la mettiamo sotto una lente molto potente o sotto un microscopio con una luce trasmessa, quindi dal basso, riusciamo a vedere questi tubicini proprio, che sono le trachee, che sono proprio questi piccoli tubi che portano l'aria all'interno del corpo degli insetti. Ecco, quindi vi dicevo, questo sistema di respirazione è molto molto efficiente. Infatti gli insetti, volando e anche camminando, vedete come, diciamo, corrono anche forte certi insetti, consumano moltissima energia e di conseguenza hanno bisogno di moltissimo ossigeno per produrla. Ecco, però, nonostante questa efficienza, non sono questi sistemi di scambio abbastanza efficienti per dei corpi molto grossi. Sono molto efficienti nel trasportare l'ossigeno in modo appunto veloce, ma non, diciamo, in distanze molto lunghe. Quindi come risultato, diciamo così, abbiamo che non ci possono essere insetti molto molto grandi. Questo oggi, ma nel passato doveva essere più o meno così la situazione, ovvero avevamo delle atmosfere, come vediamo anche diciamo nella ricostruzione, che erano molto molto ricche di ossigeno. Almeno questa è una delle ipotesi, perché poi in realtà vedremo che ci sono altre ipotesi che però, diciamo, sono tra virgolette minori. Quella che va per la maggiore anche oggi è quella appunto che gli insetti erano molto grandi perché c'era molta disponibilità di ossigeno e quindi anche con questi sistemi, diciamo, non efficientissimi nel trasporto dell'ossigeno, riuscivano a raggiungere grandi dimensioni. Qua per esempio vediamo delle libellule che adesso vediamo e che erano appunto le meganeura. Sono i classici insetti del carbonifero che vengono presentati in tutti i libri di testo e sono lontani parenti delle libellule. Dico lontani parenti perché molto spesso si sente dire che le meganeure erano delle libellule del passato. In realtà non sono donati, sono proprio un altro ordine. Chiamavano questi meganisotteri, diciamo, poi ce ne sono altri, però comunque sono molto lontani, diciamo, dal punto di vista filogenetico dalle libellule, però hanno gli stessi adattamenti, quindi si parla di convergenza evolutiva, ovvero questi, diciamo, insetti del passato e le libellule sono simili dal punto di vista del corpo, diciamo così, e degli adattamenti, proprio perché, anche perché sono parenti, diciamo così, anche se alla lontana, ma soprattutto perché c'è una convergenza evolutiva. Ah, una cosa interessante, Riccardo, c'è un microfono che ritorna. Una cosa interessante è che se osserviamo l'attaccatura delle ali delle libellule, è proprio diversa da altri tipi di insetti. A parte le effimere, che hanno anche un'altra struttura ancora, gli altri insetti hanno un'attaccatura particolare che fa muovere il movimento, poi che fa muovere poi le ali. E questo dà l'idea proprio di avere un antenato molto lontano, comune, di aver evoluto anche un sistema di volo in modo quasi indipendente, ecco, dalle libellule, dalle altri insetti. E sì, queste infatti erano più come le blatte, diciamo, come sistema, come attaccatura alare. Non ti so dire se erano più simili a quello delle blatte, però sicuramente ci sono delle differenze, per esempio anche nella nervatura delle ali. Infatti meganeura vuol dire poi, diciamo, grandi nervature, che sono proprio evidente quando si guarda nel dettaglio, che sono un altro gruppo diverso dalle libellule, sebbene appunto siano parenti. Ecco, quello che interessa a noi in questo caso è che queste meganeure sono un altro esempio di insetti appunto giganti, tra virgolette, quindi arrivavano ad un'apertura alare di 70 centimetri, quindi considerate che, insomma, le libellule più grosse che ci sono oggi hanno un'apertura alare che arriva al massimo a 10 centimetri, ma neanche 10 centimetri, questa arrivava a 70 centimetri, per cui, insomma, effettivamente sono delle dimensioni importanti, e di queste tra l'altro ne abbiamo proprio degli esempi in Europa. La prima meganeura è stata proprio scoperta in Francia e qua la vediamo appunto al confronto con un uomo, ma ci sono anche altri esempi di questi insetti giganti. Per esempio, questo non è un insetto ma è un artropode, comunque è uno scorpione d'acqua, questo Gekelopterus renanie, che è stato appunto scoperto anche questo non da moltissimo ed è il più grosso
artropode mai vissuto perché poteva raggiungere, secondo i calcoli che sono stati fatti, anche i 3,5 metri di lunghezza. Qui parliamo di artropodi che stavano prevalentemente in acqua, poi alcuni di Questo questi. sì, e infatti era uno scorpione d'acqua, questo era acquatico e vi volevo far vedere appunto anche la ricostruzione e vi ho detto che appunto secondo i calcoli che sono stati fatti raggiungeva queste dimensioni perché in realtà quello che è stato ritrovato è quello che vedete sulla sinistra, ovvero una parte delle chele, diciamo così, e da qui poi è stata fatta la ricostruzione. E questa figura ve l'ho riportata perché è un po' un riassunto, ovvero vediamo l'uomo. Questo artropode, il Gechelopterus renanie, e poi vediamo la nostra artropleura, quindi il nostro milepiedi gigante, e poi vediamo anche la meganeura, e poi un trilobite particolarmente grande come dimensioni. I trilobiti erano altri artropodi, diciamo, che hanno dominato i mari appunto nel passato. E quindi, E volevo concludendo, dire anche sulla gli battuta prima, artropodi, diciamo, del passato. scusa Riccardo, prima che tu concluda, c'è Emanuele che dice: pensa che sballo di animale che era, mamma mia. Effettivamente, Emanuele, non farti prendere troppo dallo sballo, perché tu sai la storia che c'è stato quel paleontologo americano che proprio aveva scoperto le meganeura poi in America, negli strati fossili, penso che sia il Massachusetts o giù di là, che a un certo punto perse la testa e cominciò a fare delle sedute spiritiche con gli amici e colleghi per farlo tornare in vita, perché gli aveva preso proprio l'enfasi e perse completamente il lume della ragione, correndo dietro a questa cosa di farlo tornare, farlo rievocarlo, era talmente Sono cose che preso. succedono, però diciamo che io e Emanuele ci piace fotografare in acqua. Se ci trovassimo uno scorpione d'acqua di 3,5 metri, secondo me un pochino paura io avrei. Dovreste cambiare obiettivo quantomeno, dai. Però va bene, dai, diciamo così che sono poi anche il bello dei fossili perché pensare insomma che alla fine in zone che noi consideriamo vicine, quindi in Italia, insomma in Europa, poi giravano delle specie, diciamo così, nei ruscelli, nei laghi, delle specie così, ecco. E quindi Bellissimo. in conclusione, gli artropodi del passato avevano queste dimensioni appunto giganti perché c'era più disponibilità di ossigeno. E quindi riuscivano a ingrandire, diciamo, i loro corpi. E adesso invece c'è meno ossigeno e quindi gli insetti sono più piccoli, appunto, sia per Infatti, l'ossigeno, ma perché l'ossigeno anche dipende, diciamo, dall'ossigeno dipende il trasporto dei gas, ma anche un po', diciamo così, perché la muta è molto costosa per gli insetti e quindi ingrandirsi molto richiede appunto anche questo molto ossigeno. Però anche oggi vi ho riportato, abbiamo degli artropodi di tutto rispetto. Per esempio, questa è un granchio che avevamo esposto anche a Entomodena, al Macrocheira camferi, che anche questa raggiunge più o meno i 3 metri o li supera di poco. Con le zampe, però non solo il corpo, e tra gli insetti proprio, diciamo in senso stretto, abbiamo comunque delle specie che sono comunque di tutto rilievo. Per esempio, questo insetto stecco, arriva, diciamo così, anche a 60-70 cm di lunghezza, quindi abbastanza grandina. Abbiamo l'Attacus atlas tra le farfalle che, diciamo, è più grande di una spanna, e anche il Titanus gigantus, che invece è un cerambicide, e anche questo raggiunge delle dimensioni Perché tu li vedi considerevoli. così, ma se vedi le larve, per esempio, del Titanus oppure delle Macrodonte cervicoris, li ho visti, sono robe da 20 centimetri, quasi 30 centimetri, sono immense le larve, quindi sono ancora più grandi. Il Titanus arriva, gli esemplari più grandi penso trovati siano sui 18 centimetri, così che arrivarci Sì, con la credo testa anch'io, attorno ai 20, meno di 20 meno di centimetri. 20 centimetri, sicuramente siamo ancora, già 18 penso sia già un esemplare eccezionalmente raro, però è impressionante perché è veramente grande come una mano. Io ho preso in Le larve. mano delle larve di Dynastes Hercules, già quelle sono delle sberle, mi occupavano praticamente tutta la mano, Ecco, quindi. devi vedere quelle di Prionini. Io ho delle immagini, ve le farò vedere la prossima volta, ve lo prometto. Vi faccio vedere le immagini di Prionini, delle Macrodonte e Cervicornis. Me ne sono anche mangiate alcune, eravamo in foresta e così è finita. E Beh, sono insomma, veramente. due di quelle con una frittata di 4 uova, secondo me. Sì, solo che se lo sanno i collezionisti, che uno si è mangiato la larva di Macrodonte e Cervicornis, che magari qualcuno entomologa la paga 100, 200, 300 euro, dice che era una frittata di lusso, ma erano finite dentro delle palme che erano state abbattute, che era una zona che aveva subito un incendio, per cui chiaramente. Va bene, allora anche per te.
Adesso c'è la vignetta, devi subire questo supplizio perché era difficile pensare qualcosa per te, perché quei 1000 piedi, ma guarda un po', adesso faremo ridere anche Emanuele se è ancora collegato. Qui c'erano glomeride ovviamente di quei 1000 piedi che sembrano porcellini di terra e ovviamente non è piacevole. Lo facciamo anche camminare, guardate, anche così, gli effetti speciali. Benissimo, benissimo. Allora ricordo sempre il nostro insetto da indovinare, insetto artropode in questo caso da indovinare per la prossima, questa puntata o la prossima, magari fatelo anche su Facebook, poi ci direte se avete indovinato. E così intanto chiudiamo questa prima parte. Io ti ringrazio molto Riccardo, se vuoi rimanere anche la seconda, intanto anch'io mi aspetto perché poi manderemo una registrazione, perché chi parla adesso non poteva essere presente a diretta in quanto sta seguendo dei corsi, è proprio il mercoledì, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e mandiamo adesso la registrazione, ma io sarò presente, chi vuole fare domande, di Marco Moretto, che presenterà con Francesco Daschio, insomma presente anch'io, ma loro due interloquiscono, proprio un lavoro che ha fatto sulla mosca d'olivo molto interessante, che avanza, che porta avanti il discorso di lotta biologica, di riduzione dell'impatto ambientale e di agricoltura sostenibile. Continueremo quindi con insetti e con mostre, anche con mosche anche legate, come abbiamo visto anche prima con l'Ara Maestrello, al discorso dell'agricoltura e della sostenibilità, quindi passa tantissimo attraverso l'entomologia. Grazie Riccardo, grazie a tutti quelli che siamo stati adesso e continuiamo così. Buon pomeriggio. Allora, parliamo della mosca dell'olivo, parliamo di un'esperienza particolare innovativa che è il monitoraggio praticamente della mosca dell'olivo per capire anche come si muove all'interno di un oliveto in base a tutta una serie di sistemi come le trappole praticamente, no Marco? Esattamente, esattamente. Adesso in questa sostanzialmente presentazione o comunque discussione andremo a parlare di quello che è il monitoraggio di mosca dell'olivo fatto anche attraverso un metodo innovativo tramite il satellite di Google Earth che ci ha permesso di vedere quali fossero le zone dell'oliveto sostanzialmente a maggiore impatto proprio su questa, su questo piccolo tefritide, e quali fossero invece le zone che impattavano di più, ad esempio su quelli che sono magari gli insetti utili. Posso fare una piccola parentesi? Chiedo scusa, tu hai usato un termine tefritide che magari per tutti non è chiaro. Cosa si intende per tefritidi? Allora, i tefritidi sono appartenenti alla famiglia dei brachiceri. In parole povere, per chi non ne sa molto, sono sostanzialmente delle piccole mosche che vanno a creare più delle volte dei danni a quelli che sono i piccoli frutti o delle drupe, in particolar modo quando parliamo proprio della mosca delle olive, di Bactrocera ole, questo è il suo nome scientifico, vanno appunto a infestare le olive con diverse generazioni durante l'anno, possono essere due come possono essere in condizioni di vita ideali per la mosca anche 7 generazioni, e appunto soprattutto nel mese di ottobre vanno a colpire proprio queste drupe andando a scavare delle vere e proprie gallerie, dopo vedremo anche le foto a riguardo di questo, le larve che vengono deposte all'interno di queste olive. E dunque capiamo bene che la mosca dell'olivo è una minaccia veramente molto seria, sia per gli olivicoltori, sia per chi poi andrà a vendere l'oliva da tavola, sia per l'olio extravergine stesso. Ti posso domandare, è un insetto dannoso in tutto il Mediterraneo o ci sono dei posti che climaticamente lo tengono lontano? Allora, diciamo che Bactrocera ole ha una distribuzione che segue la distribuzione degli oliveti. Infatti la prova dove abbiamo fatto noi appunto questo esperimento è stata sul lago di Garda, Malcesine, però è bene anche precisare che il lago di Garda, diciamo, è uno dei posti più a nord di tutto il mondo per la coltivazione dell'olivo. E ci sono dei siti in praticamente tutto il bacino mediterraneo, sappiamo che ci sono in Spagna, così come nel sud Italia, in Italia stessa anche nel nord appunto fino al lago di Garda, sappiamo che ci sono anche nel nord Africa alcuni siti, e in tutti questi troviamo la mosca delle olive. È stata portata anche in California, dove anche lì appunto si prova a fare olio, e con questo è stata portata la mosca e sta causando danni, quindi è un problema
difficile dire mondiale, però che comunque si sta espandendo dove si cerca di fare olivo. La tua tesi di laurea è stata fatta, è stata scritta perché la lotta contro la mosca dell'olivo, mi sembra di ricordare, che è stata svolta in modo principale attraverso un presidio chimico che si chiama dimetoato, sì, il quale entrava in circolo nella linfa dell'olivo e poi c'era il rischio che questo prodotto, che è liposolubile, venisse trovato nell'olio e quindi venisse distribuito anche al consumatore finale. E mi sembra dunque di capire che la tua tesi sia di grandissimo interesse per gli agricoltori e per gli olivicoltori, perché va a provare un nuovo modello di lotta biologica, perché mi sembra di capire che avete provato l'uso di trappole attrattive all'interno delle quali c'è un prodotto, la deltametrina, che è tossico per gli insetti. E, ecco, esattamente. Mi sembra capire che sia stato questo l'oggetto della tua tesi. Esattamente. Ci vuoi dire i punti fondamentali di partenza e di arrivo? Certo. Certo, allora, innanzitutto è bene precisare che il dimetoato, appunto, hai elencato perfettamente quali sono i rischi proprio di questa sostanza, è stato, attraverso una normativa dell'Unione Europea, rimosso dal mercato e è stato anche vietato il suo utilizzo proprio nel 2020, quindi una normativa recente, e proprio per questa normativa gli olivicoltori, o comunque la scienza più in generale, si è mossa per cercare delle alternative eco-friendly, comunque un po' più sostenibili da questo punto di vista. E una di queste è proprio l'alternativa che abbiamo provato noi, perché comunque è stata una prova, ovvero quella di utilizzare delle trappole attrattive e cromo-attrattive di colore giallo, dopo andremo anche a vederle, sono trappole fly pack, però sappiamo anche che sul mercato sono a disposizione alcune trappole che non sono flypack, che utilizzano sempre la deltametrina, come giustamente hai detto, proprio per andare a incidere su questa popolazione crescente di mosca dell'olivo. E diciamo che tutte queste trappole comunque ricadono nella macro categoria delle trappole per la cattura massale. Cosa significa cattura massale? Significa semplicemente il grosso quantitativo di catture di un insetto dannoso all'interno di un campo coltivato, che si tratti di mosca dell'olivo o di altro, si tratta sempre di cattura massale, quindi semplicemente attirare a sé questo insetto e al fine di eliminarlo, riducendone il più possibile la popolazione per evitare generazioni ulteriori che possono causare molti danni. Dentro queste trappole arrivano anche altri insetti o arriva soltanto la mosca dell'olivo? Certo, diciamo che il nostro esperimento è stato fatto proprio a questo scopo, proprio per andare a vedere se queste trappole effettivamente avevano un'efficacia selettiva o meno, o comunque quanto fossero selettive per mosca dell'olivo. E dai dati che ci risultano, noi abbiamo rilevato la presenza per lo più, per la maggior parte, per circa un 40% delle catture totali, di mosca dell'olivo. Il 60% restante è occupato da altri brachiceri, magari meno utili da un punto di vista del danno, quindi insomma, che non arrecano danni, ma comunque che diciamo eliminandoli vanno a impattare su quello che è un ambiente. Sappiamo che un ambiente non è costituito soltanto da ciò che diciamo dà benefici all'uomo, ma è costituito da moltissimi esemplari, moltissime specie differenti, e questo 60% che abbiamo catturato che non è mosca dell'olivo è andato proprio a ricadere su queste specie, su queste famiglie, su questi generi, eccetera. Non tutti però, è bene precisare, sono utili anche dal punto di vista della biodiversità. Cosa significa utili? Significa, ad esempio,
Quando parliamo di insetti pronubi, impollinatori, significa certo. Parlare di predatori, ad esempio sì. Di parassitoidi, che possono avere una valenza, senti. Diciamo, un po' più importante degli altri. Ecco. Io sono, come intervistatore, sono agronomo e quindi ho seguito anche delle coltivazioni di olivo e qualche nozione, ancora la ricordo appunto, della lotta contro la mosca dell'olivo, ma soprattutto sono adesso presidente di questo gruppo, questa associazione di promozione sociale che si chiama Suolo Vivente, che ha come motivo conduttore la difesa e la ricerca della biodiversità. Allora, questa tua intervista mi sembra molto molto interessante, perché sta mettendo il punto proprio sulla parola biodiversità. Certo. Ma per rendere più comprensibile proprio anche a chi ci ascolta quello che ha rilevato la tua tesi, che io ho potuto leggere, io ti lascerei proprio dirci che cos'è la mosca dell'olivo e come è stata impostata la tua prova. Sì, molto volentieri. Avendo sempre un occhio riguardo alla parola biodiversità, perché mi sembra che le conclusioni che andremo a discutere alla fine di questa intervista sono molto ghiotte nei confronti proprio dell'importanza della biodiversità. Decisamente. Decisamente. Allora, adesso, se posso, condivido lo schermo, che così vi faccio vedere anche quello che abbiamo trovato. Appunto, innanzitutto è bene precisare che questa ricerca è stata effettuata all'Università di Padova tramite il DAFNE, quindi ecco, e qui rappresentata proprio c'è la mosca dell'olivo. Come vedete è un dittero appartenente alla famiglia dei tefritidi e, come abbiamo già detto, la mosca dell'olivo appunto rappresenta una grandissima minaccia per quelli che sono gli oliveti, tutta la macchia mediterranea e, abbiamo detto, anche in alcune zone della California. Il danno che arreca questa mosca è dovuto proprio a delle punture che sostanzialmente le femmine della mosca dell'olivo vanno a fare sulla drupa. Da questa puntura verrà poi deposto appunto un uovo proprio sotto alla buccia della drupa e schiuderanno delle larve che andranno a formare delle vere e proprie gallerie all'interno dell'oliva, compromettendone sia la qualità dell'olio, che diventerà molto più acido come sapore, sia dell'oliva stessa, che se ad esempio prendiamo l'oliva da tavola, quella che viene appunto portata direttamente in tavola, perderà un valore, moltissimo valore commerciale, viene addirittura dimezzato, anche se c'è solamente una singola puntura cosiddetta d'assaggio. Quindi possiamo capire... Allora, voglio sottolineare queste tue... Sì. Queste tue parole per rendere ancora più chiara la spiegazione, perché tu hai accennato a danni di quantità e di qualità. Il danno certo. Della quantità è proprio la diminuzione di peso del prodotto oliva, perché esattamente. Tutto il peso, tutto il nutrimento per la larva è polpa di oliva, che non viene più trasformata in olio. E la qualità delle olive e la qualità dell'olio viene a diminuire moltissimo, soprattutto se il prodotto raccolto attende parecchie ore, o forse un giorno o due, alle porte del frantoio. Esattamente. E quindi più veloce è la molitura delle olive, minore il danno di qualità e resta comunque un danno di riguardo alla quantità. Giustamente poi dici che l'oliva alimentare subisce dei danni gravissimi, perché l'oliva alimentare si deve presentare bella rotonda. Esattamente, esattamente. E giusto evidenziare che appunto c'è un riscontro economico, una perdita dal punto di vista economico non indifferente. Infatti sappiamo appunto che un oliveto non trattato, se vuole produrre olio di buona qualità e magari addirittura arrivare a venderlo, sarà veramente poco efficiente. Quindi diciamo che è una ricerca
che interessa moltissimo quelli che sono gli agricoltori, proprio perché anche da un punto di vista economico può dare veramente un grande aiuto. Ecco, la difesa più semplice dal punto di vista agronomico per difendersi dalla mosca dell'olivo è la raccolta anticipata delle olive. Esatto, esatto. Come sempre, come spesso capita, anzi, la raccolta anticipata è il metodo più tradizionale, diciamo, e più efficace. Poi appunto, negli anni, per quanto riguarda Bartolacea Ole, si è sperimentato il dimetoato anche con ottimi risultati, però tuttavia abbiamo visto che appunto andava a inficiare su quelle che sono le sostanze che poi venivano riscontrate all'interno dell'olio e dunque si è proceduto con la sua eliminazione. Ecco, mi interessava adesso però andare appunto a vedere quelle che sono le normative. Come abbiamo visto, proprio nel 2009 viene emanata questa direttiva, sempre dall'Unione Europea, che riduce, quindi contrae, come c'è scritto qua, il numero delle molecole consentite per gli insetticidi in generale. Il dimetoato faceva parte di questi. Nel 2020, invece, l'Unione Europea ha proprio bandito il dimetoato stesso. Qua in figura è riportato il Rogor, che era la marca, diciamo, più utilizzata di dimetoato. Se magari qualcuno aveva più confidenza con questo nome, è bene evidenziarlo. E a questo punto, come ho detto, è giusto che la ricerca si sia concentrata su metodi alternativi. Tuttavia, questi metodi alternativi, e qua arriviamo al punto, vanno a compromettere la vita anche degli insetti considerati non target, quindi gli insetti catturati, che però non sono mosca dell'olivo. E proprio questo danno derivato dalla cattura può pesare su quella che è la biodiversità. Il motivo fondamentale di questo è proprio la bassa selettività delle trappole, oppure anche condizioni meteo avverse o comunque condizioni anche meteo favorevoli, ad esempio allo sviluppo di un'altra popolazione che quindi si è, diciamo, riscontrata in grandi quantità. Bisogna valutare sempre moltissimi aspetti. L'obiettivo della nostra ricerca, insomma, l'abbiamo appena elencato. Qua c'è una bella foto del professor Mazzon del Daphne, che è stato il mio relatore, dove si vede proprio la mosca dell'olivo che va a pungere proprio l'oliva, va a deporre, ecco. E la nostra prova è stata svolta sul lago di Garda. Come abbiamo detto, il lago di Garda, diciamo che ha un clima ideale per la coltivazione dell'olivo, proprio perché a nord ha le montagne, sostanzialmente a sud invece si apre la pianura padana, e quindi c'è un ricircolo d'aria costante che permette proprio all'olivo di crescere su queste sponde bagnate dal lago nelle condizioni più favorevoli possibili. Il sito di sperimentazione che avevamo a disposizione noi era di circa 5 ettari, e in questi 5 ettari di sito abbiamo sostanzialmente posizionato 100 trappole di tipo fly pack, che sono queste che vediamo in figura, per ettaro, per un totale di 500 trappole. Come abbiamo detto, queste trappole devono avere una componente di tipo attrattivo. In questo caso gli elementi attrattivi sono addirittura 3. Infatti vediamo il colore giallo, che però è una cosa un po' generica, diciamo, negli insetti attira prevalentemente molti insetti, insomma non è proprio selettivo per Bactrocera ole. Lo stesso si può dire di un attrattivo ammoniacale, che attira sia i maschi sia le femmine, diciamo, per quanto riguarda la mosca delle olive, mentre il feromone sessuale è studiato proprio per attirare i maschi di Bactrocera ole. Quindi diciamo, sono messi anche in questo ordine proprio per far vedere qual è l'importanza dal punto di vista attrattivo, è sempre più specifico nei confronti di Bactrocera ole. All'interno di questa trappola, come si può vedere in figura, c'è sostanzialmente riposta sul tappo proprio la deltametrina, il tappo è questo qua trasparente, e Bactrocera ole o purtroppo anche gli altri insetti erano invitati a entrare da questi fori applicati sulle trappole, e una volta dentro venivano uccisi proprio dalla deltametrina. Quindi è un campo, sì. è una lotta biologica assolutamente, perché la deltametrina non viene distribuita nel campo, ma viene tenuta raccolta dentro i recipienti. Esatto, infatti anche questo è un punto chiave dal punto di vista ecologico, perché come sappiamo il dimetoato, così come altri insetticidi, veniva
cosparso sostanzialmente nell'ambiente circostante, e si rischiava anche un effetto di deriva, si rischiava che appunto il vento portasse in giro questo, o le condizioni atmosferiche più in generale portassero in giro il prodotto. Invece, grazie a questo metodo, il tutto viene racchiuso all'interno della trappola. E non, e la trappola viene appesa a che altezza? Allora, la trappola è consigliata ad un'altezza di circa 1,5 metri, però noi, dobbiamo essere sinceri, abbiamo applicato trappole anche ad altezze maggiori e non hanno dato problemi. Non c'è stata una grande differenza da questo punto di vista, quindi però indicativamente sui 2 metri, 1,5, ecco. Okay. E comunque si parla sempre di oliveti che in passato erano stati già trattati, dunque anche tagliati, perché sappiamo che l'olivo va tagliato periodicamente per mantenere, diciamo, anche la qualità del prodotto alta, e dunque non si andava su olivi di misure troppo estese, troppo alti, ecco. Okay. Questo rappresentato in figura invece è il nostro piano di sperimentazione. Come abbiamo detto, questi, diciamo, queste erano di 5 ettari, queste qua rappresentate con questi puntini in blu, in rosso, in verde, in giallo, sono le trappole che noi abbiamo scelto per fare i campionamenti. Campionamenti che si sono svolti tra i mesi di giugno e i mesi di dicembre, ogni 2 settimane. Sì. Voi avevate messo 100 trappole per ettaro, sì, quindi su 5 ettari 500, e poi ne avete scelte 28 in totale, 28 per monitorare. E cosa andavate? Esatto. 15 giorni? Andavamo ogni 2 settimane, esatto. Abbiamo scelto, in particolar modo, ha fatto bene a evidenziare questo aspetto, queste trappole, proprio rappresentate in figura, perché? Perché sono nei pressi di ambienti rilevanti per quanto riguarda le catture di altri insetti. Come si può vedere, infatti, le trappole del sito D sono, sì, più vicine ad un ambiente antropico, un ambiente con case, capannoni, okay, quindi un ambiente che può essere influenzato da questo aspetto. L'ambiente A, invece, il sito A, rappresentato dalle trappole rosse, mostra delle trappole che sono proprio al centro dell'oliveto, quindi immerse totalmente nell'oliveto, senza la contaminazione. Addirittura vi è anche il frantoio vicino, quindi se si vuole un elemento un po' quasi attrattivo per la mosca, perché sappiamo che poi nel momento in cui tutti quanti portano al frantoio le olive, vi può essere un interesse proprio della mosca, può essere attirata da questo, da questa distribuzione, ecco. Abbiamo poi evidenziato in verde, con le trappole del sito B, un ambiente più boschivo, che qua abbiamo evidenziato come wild, quindi rappresentato da una vegetazione semplicemente diversa da quella che è l'oliveto. Tutto ciò che è vegetazione, ma non oliveto. Okay. E invece nell'ultimo sito, nel sito C, abbiamo evidenziato quello che è un oliveto di tipo non flypack. Questo sta a significare che può essere stato un oliveto trattato in un altro modo o addirittura non trattato, noi non lo sappiamo, semplicemente eravamo nei pressi di un altro oliveto e dunque ci è sembrato utile andare a vedere quelle che fossero le catture più rilevanti anche in questo ambiente. Quindi mi sembra di capire che l'oliveto di 5 ettari è stato suddiviso in 4 o 5 porzioni, esatto, più piccole, sì, ognuna delle quali rappresenta un ambiente sempre popolato da olivi, ma complessivamente diverso da un punto all'altro. Esattamente. Con l'attesa di trovare dei risultati differenti, allora. Con l'attesa di ritrovare dei risultati differenti. A questo proposito, per avere una maggiore varianza anche nei dati che abbiamo raccolto, abbiamo anche depositato le trappole che si possono vedere in azzurrino, ecco, in verde acqua, le trappole X, che sono posizionate in punti, diciamo, limitrofi al campo oppure strategici, che erano distanziati abbastanza dai punti che avevamo già campionato, per vedere se le catture erano simili oppure totalmente diverse a seconda della distribuzione. E cosa avete trovato? Sì. Appunto, andiamo a vedere quello che abbiamo trovato. Innanzitutto, ecco qua, abbiamo un attimo riassunto quello che ho appena detto. Le trappole sono state raccolte, messe in provette, poi tutte le provette sono state posizionate in frigo alla temperatura di 4-5 gradi sotto alcol 80%.
Gli esemplari uno a uno sono stati esaminati poi allo stereomicroscopio in laboratorio, quindi è stato anche un lavoro, appunto, la cattura massale ha anche questo aspetto che bisogna guardare poi quelle che sono le catture uno a uno. Andiamo a vedere quindi i risultati che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto innanzitutto una curva delle catture per quanto riguarda la mosca delle olive con due generazioni. Queste due generazioni però rappresentano la seconda e la terza generazione dell'anno 2020. Infatti la prima generazione è precedente al mese di luglio sostanzialmente e rappresenta la schiusa di quelle dell'anno precedente, quindi del 2019 ancora. In queste due generazioni notiamo una differenza radicale, infatti nel mese di settembre sostanzialmente abbiamo avuto in media una ventina di catture per trappola di mosche dell'olivo, mentre nel mese di ottobre-novembre, che storicamente, anche secondo la letteratura, è il mese in cui la mosca è più attiva e più pericolosa, anche dovuto al grado di maturazione delle olive, che risultano più succulente proprio per la mosca, abbiamo avuto picchi anche di 70-75 catture per trappola di media. Io da agronomo appunto mi voglio fermare su questo grafico per spiegare che il picco più frequente, più alto, è proprio in occasione della vendemmia delle olive, perché soltanto in occasione della vendemmia delle olive le olive sono ben rotonde e quindi le larve che le mosche hanno deposto sulle olive possono crescere facilmente. Quindi il picco della mosca sarà sempre e comunque intorno a ottobre-novembre, perché soltanto in quell'epoca lì la mosca trova una grandissima quantità di polpa per nutrire. Esatto, e inoltre un altro aspetto è che le condizioni atmosferiche e di temperatura sono ancora ideali, perché sappiamo che il volo della mosca è compromesso dalle fredde temperature, rigide. La raccolta precoce la vendemmia precoce delle olive, anche guardando questo grafico, è proprio lo strumento principe per portare a casa una quantità di olive non troppo danneggiate dalla mosca, ma portandole a casa presto, le qualità organolettiche dell'oliva diminuiscono nei confronti della produzione di olio. Esatto. Comunque, per trovare un metodo alternativo a quella che è la raccolta anticipata e dunque per averne anche un beneficio dal punto di vista di quantità e di qualità dell'oliva, noi abbiamo cercato appunto di utilizzare queste trappole che rappresentano appunto un metodo alternativo. Andiamo a vedere adesso quelle che sono le catture totali, quindi quello che abbiamo trovato in toto all'interno di queste trappole. Sì. Come dicevo all'inizio, il 40% è rappresentato proprio dalla mosca delle olive, 41%, mentre il restante 59% è rappresentato da tutte le altre categorie. Adesso io chiamo le altre sezioni categorie, proprio perché non ci siamo fermati troppo sulla tassonomia, sennò sarebbe stato un lavoro lunghissimo e sarebbe andato anche un po' fuori da quelli che sono i nostri interessi, ovvero quello di andare a vedere quali fossero le catture di insetti importanti dal punto di vista di impatto ambientale sulle catture di Bactrocera aule. Quindi ritornando al discorso della biodiversità, questo grafico a torta ci dice che nella popolazione di insetti che stavano intorno a quegli oliveti il 40% di mosca delle olive è accompagnato da un 60% di compagni di viaggio. Esatto. Abbiamo 5 minuti ancora e poi andiamo verso la conclusione. Ci sono delle cose interessanti che sono emerse poi da questo monitoraggio, che riguardano poi anche un po' la filosofia del suolo vivente, no? Ecco, ed è proprio questa la domanda, ti ringrazio Enzo di averla anticipata, perché questi ultimi 4-5 minuti io vorrei dedicarli proprio partendo da questo grafico a torta che ci dice che 4 insetti su 10 sono la mosca. Che differenze hai trovato nelle varie aree dell'olivo?
Sì, allora, a questo proposito, devo dire, intanto faccio vedere questo grafico che, sempre riguardante la biodiversità, rappresenta il numero proprio delle catture delle altre categorie sulla cattura di una singola mosca dell'olivo. Quindi poi abbiamo rappresentato qua anche gli insetti che sono considerati utili. Per ogni mosca dell'olivo, una, sono stati catturati 0,16 insetti utili. Quindi circa 1 su 10 è il rapporto tra insetti utili catturati e mosche dell'olivo. In ogni caso, è bene evidenziare che queste catture di insetti utili, che sono quelli più interessanti per noi, anche per quanto riguarda appunto suolo vivente, si sono evidenziate per lo più in un ambiente di tipo boschivo o comunque non prevalentemente all'interno dell'oliveto. All'interno dell'oliveto ovviamente si sono concentrate le mosche dell'olivo. Quindi vuoi detto dire ciò, che è difficile tirare una conclusione solo con questi dati, proprio perché noi abbiamo fatto una sperimentazione su un unico campo e in un unico anno. È bene estenderla in un campo più grande, con ambienti molto diversi tra loro e su più habitat, incrociando poi i dati per andare a vedere quello che è veramente l'impatto sugli insetti considerati utili di mosca dell'olivo. Perché mi sembra dalle parole che tu hai detto di capire che nell'area vicino al bosco non hai trovato 40 mosche e 60 altri insetti. No, no, no. Ma hai trovato meno mosche. Esatto. Come dire che l'ambiente wild è un ambiente che da solo va a contrastare la presenza della mosca. Sì, questo allora è difficile da dire, ma semplicemente perché la mosca è ovviamente attratta dall'oliveto in quanto lì risiede la sua fonte di cibo, comunque di riproduzione, eccetera. Okay. Diciamo che l'ambiente wild, essendo non trattato perché è lasciato così com'è, attira per lo più insetti di altre categorie. Poi è bene specificare che all'interno dell'oliveto abbiamo trovato ad esempio apoidei, non apis mielifera, per fortuna, che è un grandissimo, come sappiamo, impollinatore, però abbiamo trovato molti, alcuni, non molti, apoidei, però i parassitoidi, prendendo un'altra categoria importante dal punto di vista degli insetti utili, sono stati rinvenuti di più nell'ambiente wild, proprio per queste relazioni contrastanti che ho evidenziato. Ripeto, è bene ripetere questo esperimento, concentrarsi di più su questi dati, prenderli ed estenderli a più prove, proprio per capire qual è la vera entità. Da quello che abbiamo visto noi su questo oliveto, date tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, possiamo considerare positivamente la prova, anche perché gli insetti utili che abbiamo trovato, per quanto fossero 1 su 10 in relazione a Bactrocera ole, non erano riconosciuti come specie di grandi impollinatori, come possono essere dei bombi, come può essere appunto l'apis mielifera. Da questo punto di vista ci riteniamo soddisfatti dell'efficacia delle trappole. Ecco. Perché le trappole hanno raccolto una grandissima parte dell'insetto dannoso e non hanno fatto danni su insetti utili. Esattamente. Bene. Abbiamo completato questo percorso, non so se vogliamo fare delle conclusioni. Mi sembra veramente interessante questo lavoro che è stato portato avanti, anche per capire qual è la frontiera, no, del contrasto a questi parassiti. Qui stiamo parlando di mosche d'olivo, ma questi concetti poi dovrebbero essere allargati e saranno sicuramente già stati allargati anche alla mosca della frutta in generale. Certo, certo, assolutamente. Bisogna... La conclusione che io da estraneo colgo da questa tesi di laurea è che la biodiversità è comunque la prima regola da seguire per cercare di contrastare l'avanzare di insetti cosiddetti dannosi, perché la biodiversità di per sé va a togliere spazio e a cercare un equilibrio tra tutti i tipi di insetti. Benissimo. Io ringrazio tantissimo Marco Voletto, ringrazio Francesco, abbiamo fatto questo escurso sull'olivo, torneremo anche sull'olivo magari intervistando anche agricoltori e coltivatori anche in altre regioni, perché è un argomento molto importante. Sappiamo quanto l'olivo sia importante nelle coltivazioni, affinché anche l'olivo diventi sempre più vivente come coltivazione. Ecco. Io ti ringrazio il dottor Moretto, Marco e il dottor Moretto Enzo. Grazie mille. Un saluto a tutti.
Allora, eccoci qua, tornati alla diretta, che, perché Marco ovviamente era impegnato in un altro corso in contemporanea, quindi l'abbiamo registrato, però ci ha seguito anche in qualche modo col telefono, ho cercato di mediare e mandare le sue risposte al volo, e anche con lui, prima di chiudere e salutarvi tutti, facciamo vedere la vignetta, ha dedicato una vignetta anche al suo argomento, speriamo vi piaccia, eccola qua. Ecco, con questa vignetta della casetta ritrovata, eccetera, che non era poi tanto la casetta felice quanto sempre, le due mosche si erano illuse, i due fidanzatini mosca si erano illusi di trovare una bella casetta sull'albero, bisogna stare attenti anche alle casette, ricordiamo le fiabe dei fratelli Grimm, la casetta di marzapane, e facciamo un sorriso, e in questo caso poi le mosche non sono certo ospiti graditi dell'olivo in questo caso, ma in natura chiaramente hanno il loro significato. Grazie mille, quindi saluto tutti quanti, ci rivediamo alla prossima diretta, sempre con grandi argomenti interessanti e con tante novità. Ciao ciao, buona serata a tutti.